Buon pomeriggio. Grazie Jacopo, ciao, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al presidente di Coldiretti Abruzzo, Silvano Di Primio. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, questa crisi, questa emergenza sanitaria ha colpito pesantemente il settore dell'agricoltura in generale, ma anche in particolare il settore dei vivai della nostra regione. Due numeri su tutti, numeri che fanno rabbrividire, perché 36 milioni di fiori e piante saranno destinati ad essere La distrutti nel giro di poche distruzione. settimane, e in questo periodo di chiusura delle attività sono stati persi 90.000 giorni di lavoro. Sono Giorni da numeri lavorare. impressionanti. Impressionantissimi. Io lo dico dall'inizio della pandemia. Il nostro settore, quello ortofrorovivaistico, è stato pesantemente colpito perché si crede ancora che le piante, il verde, sia un qualcosa di voluttuario. Questo non è assolutamente vero, e la dimostrazione è quella per cui alla riapertura dei vivai, dei fiorai, dei cimiteri abbiamo visto un incremento sostanziale di persone che fanno la fila per acquistare il verde e il fiore. Questo significa che c'è anche un risvolto sulla psiche di noi, c'è un risvolto sulla qualità della vita, dell'ambiente, del clima nelle nostre città, per cui non è visto ancora dalle istituzioni come un bene necessario, ma ancora voluttuario. Per questo, chiaramente per il problema del coronavirus, i confini sono stati chiusi, quindi non c'è stata la possibilità di avere un'esportazione di piante, e in Abruzzo c'è il fiorfiore della floricoltura e del vivaismo in campo di giovani piante, per cui il primo tassello per la costruzione di piante per la riforestazione, per il verde pubblico e privato, per cui non c'è stata la possibilità di smercio all'estero, come dicevo, le cerimonie non potevano essere e non sono tuttora, non è tuttora possibile farle, i cimiteri hanno appena riaperto, quindi cerchiamo di essere positivi in questo e a sperare nei prossimi giorni. Presidente, questi numeri, i numeri che abbiamo citato poco fa, portano ad una logica conseguenza, quello della cassa integrazione che avete dovuto per forza di cose mettere in atto per quanto riguarda la gran parte dei dipendenti delle vostre aziende, ma voi siete ancora in attesa che il governo vi paghi la cassa integrazione. Ahimè, ci sono decine di decreti che promettono aiuti anche per la cassa integrazione. Ripeto, quei dati sono scaturiti da studi, non sono a vanvera, per cui sono realtà, e purtroppo ad oggi stiamo ancora aspettando questo aiuto, e noi, non solo la mia ma anche tantissime altre aziende, stiamo cercando di riprendere a tutti i costi i nostri dipendenti per non perdere questa capacità di lavoro, queste conoscenze, il know-how che noi abbiamo nelle nostre aziende, perché la floricoltura è un settore dove è molto spinta la specializzazione e la tecnologia, per cui non è che possiamo riuscire a sostituire o a diminuire il nostro personale. Dipendenti a cui voi, Presidente, pagate e state pagando regolarmente gli stipendi, Certamente. anticipando Stiamo la cassa anticipando la integrazione cassa per conto integrazione, del governo. sperando che sarà solo un anticipo. Jacopo, allora, Sì. Presidente ovviamente è qui per qualche Certo. domanda, qualche curiosità. Ovviamente abbiamo parlato di florovivaismo, ma il presidente regionale di Coldiretti, quindi possiamo allargare tranquillamente il discorso per quanto riguarda l'agricoltura in generale nella nostra regione. Assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio al presidente Silvano Di Primio. Ovviamente le mie saranno più curiosità da assoluto profano, quindi mi perdoni se dico anche dovessi dire qualche castroneria. Innanzitutto le chiedo, è stata un'emergenza che peraltro ha investito la nostra regione, il nostro paese, esattamente nel momento, sta nella stagione che è più per voi quella più florida, e non solo per voi, più florida in generale, che è quella della primavera. Questo inevitabilmente aggrava ancora di più la situazione, o sbaglio?
Esatto, per la stragrande maggioranza delle nostre aziende il 75% delle vendite viene fatto in primavera. Teniamo conto che c'era Pasqua di mezzo e con il lockdown giustamente non è stato possibile mettere in campo tutti i nostri fiori per il consumatore, per cui è stato un bruttissimo momento. La nostra passione, perché questo è un lavoro che si fa con la passione, solo la passione riuscirà probabilmente a mantenere le nostre aziende aperte. Ce la metteremo tutta e speriamo che il governo e i nostri amministratori, anche locali, riescano a darci una mano in questo. Presidente, a proposito di questo lockdown, molti hanno avuto, ovviamente, avevano la necessità di curare il verde, perché parliamo di florovivaismo ma anche di manutentori del verde. C'è stato un periodo in cui le piante sono cresciute a dismisura e mancava proprio chi dava loro un certo tipo di ordine. Ecco, questo potrebbe essere uno dei settori che riparte più in fretta nel momento in cui qualcuno ovviamente chiama per dare una sistemata al proprio giardino, al proprio pezzo di verde. Da pochi giorni c'è stata la possibilità anche da parte dei manutentori di ritornare a lavorare. Quei numeri di cui parlavamo prima, quindi le 90.000 giornate perse, ricomprendono comunque anche quelle perse dai manutentori. Quindi è bene che sia stato, anche perché c'è il problema della sicurezza nelle nostre città. Le piante quando crescono devono comunque essere allevate, perché il vento, e quest'anno di vento ne abbiamo avuto anche in eccesso, possono creare problemi anche di salute pubblica, certo, e di sicurezza pubblica. Posso chiederle, prima lei ha parlato dell'export, quali sono i paesi che richiedono maggiormente il nostro verde? Se avete dei canali in cui la richiesta magari è maggiore. Sì, sì. C'è una falsa verità, quella che le piante vengano tutte indistintamente dall'Olanda, questo ombelico del mondo verde che chiaramente è certamente forse una nazione che riesce ed è in grado di distribuire, ma molti prodotti, anzi e soprattutto i prodotti mediterranei, vengono tutti ed esclusivamente dall'Italia, Italia del Sud, ma anche dalla nostra regione. Noi per il 60% del nostro prodotto lo esportiamo soprattutto in Olanda, ma anche in Danimarca e anche oltreoceano. Quindi noi siamo nascosti, ma ci siamo, e siamo con circa 80 milioni di fatturato in Abruzzo per il florovivaismo. Questo lockdown, peraltro, lei prima ha detto delle cerimonie, in effetti. Considerando che a partire ovviamente dalla cosa un po' più triste, dai funerali, però non ci dimentichiamo della possibilità del rinvio di matrimoni, comunioni, cresime, cerimonie di laurea, sono tantissime, spesso non ci pensiamo, però le possibilità in cui si utilizzano dei fiori, la ripartenza per voi è stata l'altro giorno, domenica, con la festa della mamma, ma è... E ovviamente non hanno lo stesso impatto, non ha lo stesso impatto. Certo, non ci dimentichiamo di San Valentino, sennò altrimenti le nostre... Certo, certo, però a San Valentino eravamo già, non eravamo ancora in emergenza. Sì, però già allora si sentiva si aveva qualche problema. C'è stato anche a fine del resto, noi avevamo una fiera internazionale a Milano, il MyPlant, che non è stata celebrata, per cui non è stata aperta. Per cui già a fine febbraio si aveva il problema. Comunque, posso chiederle, siamo Presidente, ottimisti per il futuro, speriamo. Posso chiederle, Presidente, poi le piante, i fiori, il verde che non siete riusciti ad esportare, che fine fa?
Allora, la stragrande maggioranza verrà buttata. Dobbiamo fare un distinguo: le piante fiorite sono sfiorite, quindi sono già state gettate via e quindi smaltite. Le piante da giardino, quindi il verde ornamentale da esterno, verrà buttato sicuramente nei prossimi mesi, perché si cercherà comunque di sistemarlo in qualche maniera. E dopodiché, nel momento in cui abbiamo la nuova produzione, il nuovo ciclo produttivo, in qualche maniera dobbiamo liberare spazio nei nostri vivai, per cui quelle saranno praticamente smaltiti e faranno posto alle nuove piante. Gliel'ho chiesto perché insomma potrebbe essere anche un'idea, tutto quello che poi andrà accantonato, che però non è da buttare, potrebbe essere anche rifornimento per il verde pubblico delle città, magari a prezzi calmierati, visto che spesso abbiamo detto che l'unico punto positivo di questo lockdown è stata un po' la natura si è riappropriata di spazi che gli avevamo rubato indebitamente. Magari lasciarci un ricordo verde di questo lockdown, non lo so, può essere un'idea. Fare un accordo con i comuni e donare, non donare gratuitamente, però magari a un prezzo calmierato, donare del verde con cui addobbare le città, i paesi. Sì, ho capito. Noi come Coldiretti abbiamo nella nostra rete di campagna amica già regalato piante, quindi ai clienti che avessero avuto la voglia di prenderli, ne abbiamo regalate. Per quel che riguarda i comuni e le comunità, il costo della pianta, e potremmo anche regalarla, è la minima cosa rispetto poi alla gestione, alla piantumazione e alla pulizia dei luoghi dove piantare, per cui il comune oggi è in difficoltà economica anche per il coronavirus, per cui non so se noi siamo disponibili, ma sono i comuni a dover essere, come dire, convinti a spendere parte del loro budget per il verde pubblico e privato. L'ultimissima, Presidente, visto che è tema di discussione non solo regionale ma anche nazionale, e visto che lei ovviamente è Presidente dell'associazione che riunisce i coltivatori diretti, che cosa ne pensa dell'eventualità di regolarizzare o meno gli extracomunitari che sono in Italia, soprattutto perché si va verso un periodo di raccolta di ortaggi, frutta? Sì, questo è stato un altro problema dell'agricoltura in Abruzzo, soprattutto nel Fucino, per la mancanza di manodopera. Noi come Coldiretti abbiamo aperto un portale, Logging Country, per facilitare l'incontro tra domanda di lavoro e offerta di lavoro. Questa era rivolta a tutti i cassintegrati, che oggi ce ne sono tantissimi in più, a tutti gli studenti che avevano le università e gli istituti chiusi, a tutti i pensionati ancora abili, tutte persone che avrebbero potuto penso gran parte di loro l'abbiano fatto, avrebbero potuto dare una mano in campagna. È ovvio che noi abbiamo molto inciso sul Ministero per quanto riguarda il procrastinarsi dei permessi di soggiorno per i nostri lavoratori extracomunitari, e quindi sono stati vidimati ancora per qualche mese. E stiamo cercando, e a giorni sarà così, di nuovo l'attivazione dei voucher verdi, cioè di persone che con questo voucher possono assumere senza particolare burocrazia, perché il problema grosso anche di questi interventi è la burocrazia, cercare di trovare immediatamente personale per far arrivare sulle nostre tavole cibo fresco e genuino. Perfetto. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci spiegato un aspetto a cui normalmente e in maniera assolutamente ingiustificata magari molti non fanno
non fanno caso, non danno evidentemente l'importanza che merita. Grazie per aver aperto uno squarcio di luce su un settore che ovviamente è molto in difficoltà. Paolo, non so se hai un'ultima domanda, altrimenti possiamo rientrare. Sì, l'ultimissima domanda, perché ne parlavamo prima con il Presidente a microfoni spenti, prima del collegamento. Aziende agricole colpite da questa emergenza sanitaria, lei prima mi diceva un terzo ha lavorato regolarmente, le altre hanno subito danni tra il 20 e l'80%. Sì, una parte della nostra agricoltura, io penso, faccio un esempio delle aziende cerealicole o i maiscoltori, non hanno avuto grandi ripercussioni se non a livello proprio familiare. Per quanto riguarda invece altri settori come vino, olio e latte, qui c'è stata una difficoltà soprattutto per le produzioni di qualità, perché buona parte di queste produzioni di qualità vanno a finire all'estero e quindi con le frontiere chiuse c'è stata l'impossibilità di esportazione e vanno verso la grande ristorazione, per cui, che era comunque chiusa, per cui anche lì c'è stato un buon problema che si dovrà risolvere nei prossimi mesi.